fatevi sentire. Oh, che belli, che belli. Grazie, Oyu. Come state? Bene, questa è la domanda di circostanza che si fa all'inizio dello spettacolo e delle conversazioni in generale. Voi giustamente rispondete bene tutti quanti in coro, risposta di circostanza. In realtà non è così. Cioè, non va tutto bene nelle vostre... Avete dei problemi, avete pagato per vedere me, quindi avete dei problemi. Questo in generale è la vita, però non è che lo dite, cioè nel senso il comico chiede come va, tutto va bene, così. Quindi, la prima domanda è retorica, vi giuro le prossime che vi faccio non saranno retoriche, saranno anzi funzionali allo spettacolo. Quindi intanto vi ringrazio per essere venuti qua, quindi il primo applauso ve lo fate da soli, quindi fatevi un grande applauso, grazie. Siamo qua al Nuovo Teatro Sanità, che si trova, pensate, nel Rione Sanità. Come era abbastanza facilmente intuibile dal nome, cioè, gente mi ha chiesto, ma dove si trova? Pensavo sanità intendeva gli ospedali, non so, andavo al Monaldi a fare... Non lo so cosa pensa la gente, però... Rione Sanità, che è un quartiere, insomma, una zona molto popolare di Napoli, io sono veramente felice di essere qui, no? Si può dire il cuore di Napoli, no? L'avrei detto in qualsiasi altro posto al centro. Però Rione Sanità in maniera particolare, che tra l'altro ha dato i natali ad Antonio De Curtis, Totò. No, uno dei più grandi comici che abbiamo avuto, e io da comico, cioè, non posso ignorare questa cosa, anche da fan ovviamente, quindi insomma all'inizio di questa sera ho pensato, cioè, facciamo un omaggio, diciamo una cosa al riguardo, e quindi cosa si fa di solito come omaggio alle persone che non ci sono più? Ho pensato, facciamo un minuto di silenzio, non c'è da dire, un minuto di silenzio, per cioè non è sta scadenza, lo puoi fare solo quando muore, io non ci stavo quando è morto, non l'ho potuto fare. Lo facciamo adesso, stasera prendiamo... Vai, un minuto di silenzio per Totò. Applauso, ragazzi, però, cioè, cose serie, cioè, siamo a soffocare, veramente, cioè, non, omaggio, se, cioè, scherzi a parte, non è che, a livello di ritmo, forse non è stata una scelta ottima, quello di farvi stare in silenzio per un minuto, però, veramente, no, mi pare brutto, volevo fare qualcosa, la prima cosa che mi è venuta in mente, scusatemi, non, cioè, pare brutto pure il fatto, insomma, Totò, sì, grande nome della comicità napoletana, non è l'unico, cioè nel senso, se pensi a Napoli, cioè, Totò, Edoardo, quindi cioè, mo, Totò mi ha fatto l'omaggio che siamo alla sanità, Edoardo mi pare brutto, quindi vi chiederei... Facciamo un minuto di silenzio, ma io però silenzio significa non dovete ridere, anche per Edoardo, vai, penso il tempo. Applauso per Edoardo. Ma Napoli non è soltanto Totò. Allora, spettacolo dura 60 minuti, 30 sono di silenzio. Non so se ve l'hanno detto. Mo' mi sono reso conto quanto può essere lungo un minuto se c'hai un sacco di persone che ti guardano. No, questa cosa mi serviva per introdurre un primo concetto per me molto importante, cioè un primo tema, il rispetto per il passato, che secondo me è una cosa giustissima che tutti dovremmo avere, rispetto per la memoria e per chi c'è stato prima di noi, però si lega a questo concetto un altro, cioè quello della nostalgia. No, nostalgia è un sentimento secondo me molto diffuso in Italia in questo momento, no, questo falso mito che prima era tutto sempre meglio, no? Cioè, la nostalgia, si vincono pure le elezioni con la nostalgia volendo, ma c'è questo tema, no, che tu dici era meglio prima.
E la gente, molti, sono d'accordo, a prescindere, cioè pure su un vero, su qualsiasi argomento. Allora, gli anziani, 9 su 10, chiaramente gli danno ragione, perché? Perché in psicologia si chiama bias cognitivo, cioè loro ricordano quei tempi in maniera più dolce, perché magari erano loro a essere più giovani, stavano meglio loro, e non realmente magari il mondo che li circondava, no? Però, quindi, avendo un ricordo più dolce, così sì, era meglio prima. Però è impressionante questa cosa, se ci pensate. Dice, era meglio prima, che so, lo sport, sì, è vero, prima era un'altra cosa lo sport. Cioè, la politica, sì, è vero, è tutta un'altra cosa, prima, cioè, magari li criticavano uguale, però era meglio, oppure i social network, sì sì è vero, Facebook era tutta un'altra cosa negli anni 60, ma non c'era, era meglio prima, cioè, a prescindere. E questo succede pure sull'arte, no? Sull'arte, la musica di una volta era quella bella, la musica di oggi fa sempre schifo, no? E se noi guardiamo troppo al passato, secondo me rischiamo di perderci il presente e di conseguenza pure il futuro, no? Se ci pensate, con gli artisti per me proprio non ha senso fare paragoni con quelli del passato, perché ogni artista è figlio del suo tempo, è diverso. E poi è chiaro che ci sono dei miti, no, irraggiungibili. Cioè, nella comicità, ad esempio, l'esempio lampante, tu sei napoletano, vuoi fare il comico, complicatissimo. Perché c'è sempre il peso dei fenomeni che chiaramente sono venuti prima di te, che tu lo sai che non si può fare meglio di così, no? Però te lo fanno pesare, ti fanno il paragone, sempre. Fateci caso. Cioè, io dico sempre che essere un comico ed essere napoletano è un po' come essere un calciatore ed essere argentino, no? Magari sei attaccante, c'è la maglia numero 10, tutti quanti ti paragonano al numero 1, Paolo Dybala. Sta battuta più bella dello spettacolo. No, c'è sempre il paragone con quelli prima di te che erano meglio, e si esagera, a volte lo fanno come complimento, no? Dici, mi ricordi, altre volte per screditarti, soprattutto sui social questa cosa succede. No, a me è successo recentemente, sotto un mio post su Facebook, sono trovato questo commento di questo utente che diceva, e questi sarebbero i comici di oggi, i veri comici erano Alberto Sordi, Benigni, Paolo Villaggio. Io sono rimasto malissimo, perché il post che avevo scritto era grazie a tutti per gli auguri. Alberto Sordi ringraziava meglio di me, non lo so. Qui, chiusa questa parentesi sulla nostalgia, sul tema morte ci ritorneremo, perché comunque mi sembra giusto, cioè, spettacolo comico, e fa, non ne parli, cioè, è uno dei classici della comicità. Cioè, io ero indeciso su che inizio, morte, differenze tra nord e sud, vita di coppia. Ho scelto la meno tragica, diciamo. No, era, ci tenevo, cioè, grazie. Fatelo sempre insieme l'applauso. Avevo questa indecisione, e nella mia testa c'era proprio Gerry Scotti, mi chiedeva la tua risposta. Non la so fare l'imitazione, quindi, cioè, non mi sforzerò. Immaginatela. Cioè, potrei cimentarmi in un'imitazione mediocre, ma perché? Tutti quanti noi nella nostra testa sappiamo come parla Gerry Scotti, quindi non c'è, cioè, se dico Maria De Filippi lo sai come parla, non c'è bisogno che l'imitatore, non capisci perché perdono tempo, ognuno sa. Quindi, Gerry Scotti, che tutti sappiamo, è la tua, non so farlo, è la tua risposta definitiva? La accendiamo? E io, sì Gerry, voglio proprio iniziare il mio spettacolo con un lungo minuto di silenzio per Totò e un altro lungo minuto di silenzio per Edoardo, sono sicuro che sarà il modo migliore per scaldare il pubblico. Quindi fate sentire il vostro entusiasmo e dimostriamo a zio Gerry che avevo ragione io. Vai, forte, il più forte applauso che avete. Bene, bene. Ah. Torneremo sul tema morte durante la serata, ma scherzo, a fine spettacolo, perché, vabbè, non ve lo dico, poi lo scoprite. È stato un omicidio, siete tutti sospettati. Ma il colpo di scena tra la polizia, potrebbe succedere, siamo alla sanità. Ecco gli stereotipi, eccoli qua. Manca solo la vita di coppia, ci arriviamo. No, una cosa che volevo dire sulla location, l'avete notato, a me mi piace dire le cose, la verità, qua siamo qua apposta. Avete notato, magari ci sono degli altari qua di lato, insomma, voi magari entrando, qualcuno per la prima volta, chi è qui per la prima volta, potrebbe aver pensato, ah, ma che è una chiesa? Sì, proprio una chiesa. Vabbè, ma adesso c'è un teatro, la vanno sconsacrata. No, mi hanno spiegato i ragazzi del teatro che tecnicamente è ancora consacrata, cioè semplicemente non è adibita al culto, quindi, e mi hanno detto, cito testualmente, il vescovo potrebbe decidere in qualsiasi momento di riprendere a farci messa. Quindi pure stasera, cioè, se a un certo punto vedete che smetto di parlare di cose reali, fantastico, e faccio più ridere del dovuto, è iniziata la messa, diciamo, questa. Sto scherzando, non voglio, no, non voglio offendere, cioè, la messa è diversa, noi abbiamo chiesto i soldi per entrare, la chiesa non chiederebbe mai soldi alla gente, una cosa che andrebbe contro l'etica di Gesù. No. Quindi volevo ringraziare per l'ospitalità, chiaramente Dio, perché è la casa del Signore, ma anche i ragazzi del Nuovo Teatro Sanità, qui facciamo un applauso, li ringrazio.
Un'altra cosa che magari avete notato sono le telecamere, che qualcuno dice wow, che efficiente sistema di videosorveglianza. No, stiamo riprendendo lo spettacolo, questa cosa vi viene detta soltanto adesso che già avete comprato il biglietto e siete entrati, cioè state con l'amante, mi spiace, serata sbagliata, cioè, tesoro andiamo a teatro, chi ci vede? No vabbè, non vi riprenderanno a voi direttamente, state tranquilli, però l'obiettivo è quello di creare uno speciale registrato di stand-up comedy, quindi monologhi e battute, ma improvvisazione soprattutto, quindi improvvisazione col pubblico, questo pure vi viene detto adesso perché... No, allora, improvvisazione, ci tengo a fare una precisazione, perché la gente dice, comico improvvisa con la gente, non sai mai che aspettarti, no? Il motivo per cui i spettacoli comici, le prime file restano vuote, si riempiono sempre prima quelle dietro, poi davanti, perché la gente dice magari... Io capisco, cioè nel senso molti comici lo fanno, che interagiscono con il pubblico, nel senso che sfottano, cioè fanno ah che ti chiavato un gol stasera, potrei dirtelo, non lo farò, se lo meriterebbe, ma non lo farò, no, veramente è una cosa che non è il tipo di interazione che faccio io, cioè nel senso a me piace ridere con le persone, non delle persone, fondamentale, perché per me il bullismo non è mai una forma di intrattenimento, questo è un concetto che c'è negativo, il bullismo non è mai una forma di intrattenimento, tranne a Masterchef. Là sì, la fa ridere. Cioè, là se il Cannavacciuolo dà uno schiaffo a un concorrente, io godo. Cioè, non riesco a stare dalla parte del concorrente. Io sono la parte di Cannaccio, questo in generale è la vita, non è che mi metto contro, si impazzi, hai visto quando è? Cioè, no, sono sempre quello. Cioè, è un po' bullismo, se ci fate caso. Cioè, alla fine cosa fanno? Prendono le carriere di questi giovani chef, le distruggono, in diretta televisiva. Per me non è facile parlare dei programmi di cucina, dico la verità, perché sono una mia potenziale nuova dipendenza. Cioè io non li guardo, non so se voi guardate Master, io non li guardo con assiduità perché ho paura. Cioè ho paura di rimanerci sotto. Cioè sono convinto, sai, quelle cose che devi andare nella comunità di recupero. Cioè, ciao, sono Vincenzo e sono 5 giorni che non cucino qualcosa sul letto di qualcos'altro. Ciao, sono Vincenzo e sono 6 giorni che non do nomi ai piatti che mangio. Tipo, anche se è solo un crackers con la Philadelphia sopra, i sapori della mia terra. Gli Smarties, Napoli e mille culure. Sono sicuro che finirebbe così. Vi dico che stasera non vi dovete preoccupare, cioè non c'è bullismo, l'interazione, come ti chiami? Giuseppe, fine dell'interazione, non parlerò mai più con lui. Chiederò niente più. No, l'interazione è molto più tranquilla, quindi facciamo una prova. Al mio 3, voi, al mio 3 perché così siete coordinati, facete figure merda che uno parte primo... pure imbarazzante, dite una parola a caso di uso comune, ok, al mio 3, 1, 2, 3, non ci capite un cazzo, è un'idea peggiore di quella del minuto di silenzio, rifatelo, 1, 2, 3, vogliamo provare un'altra volta giusto per sicurezza, per vedere se capisco, scandito, non è da catalucca, cioè non dovete prevaricare su quello a fianco, 1, 2, 3, mi è arrivato un suono strano di qua, attenzione, scatola, che cos'era? Sì, no, casa, ok, teniamo casa, come su, va bene, che ci facciamo con questa parola? Niente, era, no, teniamola là, facciamo così, è un segnale, la prossima volta che nominerò questa parola alla fine di una frase, capirete che è finito lo spettacolo, cioè quantomeno lo speciale, questo qua di improvvisazione, cioè per telecamere, poi noi facciamo le cose nostre, come se stessimo a droga, non lo so, no? Siamo alla sanità, va bene. Quindi, ok, teniamo questa cosa come buona. Ok, perfetto, partiamo dall'interazione. Giuseppe, prima, cioè veramente, già stava soffrendo la sindrome dell'abbandono. Cioè, no. Giuseppe, come mai ti chiami così, Giuseppe? Tuo nonno. Ah, questa è una cosa classica, aiuto. Cioè, nonno paterno, immagino. Ok, 90% dei casi, noi al sud, io pure, Vincenzo come mio nonno, quanti così? Ah, pure voi Vincenzo come mio nonno. Incredibile, sono un sacco di... pure tu. Allora, no, c'è questa cosa, in alcune famiglie ci tengono tantissimo, pensa che un mio amico ha sua sorella maggiore, si chiama Salvatore, perché si chiama come il nonno paterno, la prima creatura che nasce. No, c'è questa cosa, io mi chiamo come mio nonno, pure io come te Giuseppe, però non doveva essere così, diciamo, la storia. In realtà, io quando sono nato, c'è questa cosa che ero particolarmente brutto perché avevo dei problemi di salute, diciamo, allergia, quindi croste, macchie, immagino proprio... bravo, quella faccia che hai fatto disgustata, ti ringrazio, molto carino da parte tua, ero brutto, cioè, avete sentito quelle cose che quando i parenti vanno a vedere il bambino di solito fanno tutti quegli apprezzamenti, dici come belli, i miei non ebbero il coraggio, no, venivano là, facevo che bel
Che bello ospedale che avete scelto, bella clinica pulita. E quindi i miei genitori si erano detti questa cosa molto romantica. Non avevano deciso come chiamarmi, avevano detto il primo nome che ci viene in mente, quando lo vediamo lo chiamiamo così. Poi il tizio dell'anagrafe ha detto che non andava bene come nome, e quindi mi hanno chiamato Vincenzo, come mio nonno appunto. Quindi mio padre è andato a casa da mio nonno e ha detto: guarda papà, l'abbiamo chiamato come te per rispettare la tradizione. Mio nonno mi ha visto, è diventato progressista, ha detto: vabbè, ma queste tradizioni sono una stronzata, chiamatelo in un altro modo. Ma già l'abbiamo chiamato così, cambio io. Quindi volevo fare un applauso a mio nonno Ettore questa sera. Allora così, Giuseppe. Ma allora, a parte il nome, il cognome, non chiedo il cognome a caso di uno di voi, sarebbe diciamo abbastanza così. Facciamo così, io il mio cognome è comunale, e quindi è un cognome un po' particolare, per cui sono stato anche spesso preso in giro, nel senso che a scuola c'erano le battute, comunale, poi cresci, diventi nazionale. Chi ha riso va all'inferno, ma stasera, tipo. Avete riso della mia infanzia, va bene. No, quindi mi prendevano in giro. Quindi la mia domanda è: c'è qualcuno che per alzata di mano ha un cognome per cui è stato preso in giro? Sai, storpiavano, da bambino lo storpiavano. C'è qualcuno? Sempre tu, Giuseppe, wow. Fila dietro, lui ha alzato la mano. Della ragione. E che battute ti facevano? Hai sempre ragione, in quanto della ragione. Che fantasia, posso dire? Io che infanzia è merda. Ok, vabbè. E tu non avevi mai ragione, immagina questa... Vabbè, sei maschio, no. Quindi, nella coppia quantomeno. Cioè, lei sta morendo, credo sia... È con te? Ah, ok, perfetto. Allora, della ragione. Quindi, vabbè, se ci pensi però, erano delle battute comunque strutturate, cioè nel senso, anche nella presa in giro, comunque c'erano dei meccanismi comici, in un certo senso, no? Della ragione, gioco di parole in questo caso, no? Allora, io ci ho pensato, nel mio caso io sono entrato in contatto con la comicità proprio subendola, cioè in questo modo qua, no? Come presa in giro, la subivo come presa in giro, e quindi così ho conosciuto la comicità. Io, la cosa interessante è che io provavo a rispondere a tono, no? Quando mi dicevano queste battute, però all'epoca, cioè, un bambino, non conoscevo la comicità, i meccanismi, non avevo capito proprio come funzionava, quindi io volevo semplicemente rispondere a tono e competere con questa cosa, però non conoscevo le battute, quindi meno male la scena era così, no? Il bullo faceva: ah, ti chiami comunale, quindi tuo padre lavora al comune. Io che provavo a rispondere dicevo: ah, e tu ti chiami Francucci, quindi mamma ti fa puttana, perché non avevo capito la il meccanismo. Poi vabbè, diciamo, cresce mi fa ridere pure a me. Poi crescendo, diciamo, ho imparato che quella era un'offesa gratuita e basta, e quindi bisogna fare le battute in un certo modo, no? Strutturarle. E oggi quando dico questa cosa, cioè che faccio proprio il comico di lavoro, chiaramente nessuno mi prende sul serio, no? Che è un po' il colmo per i comici, cioè tu dici fai il comico, non lo so, forse so io, non è che la faccio, però la gente vuole la dimostrazione pratica. Dici faccio il comico, ah sì, e fammi una battuta. Ma perché? Cioè, se dicevo che facevo l'urologo, mi chiedevi di metterti un dito nel culo, non lo so, che... Allora, quando mi chiedo, fammi una battuta, io ormai mi sono rassegnato, lo faccio. Mi metto un dito nel culo, perché la comicità è sorpresa, stupore, spiazzamento. Grazie. Allora, lavoro, a proposito del lavoro, che lavoro fate? Io sogno una serata in cui fanno tutto quanto stesso mestiere, rispondono in coro, ma non è stasera, quindi prendiamo una persona. Tu, che lavoro fai? Sì. Un'azienda agricola. Va bene, grazie. Dove? In Calabria. Che ci fai qua? Cioè, sono quelle cose per la finanza, diciamo, cioè la fede... Però a Zurigo, diciamo così, tecnicamente non sarebbe neanche in Italia. Capisci a me. Ok, azienda agricola. Ah, interessante. Qualcuno sa che cos'è un'azienda agricola? No? Che cosa fai? Concreta, la tua routine mattiniera? Ti alzi. Questo già è un'ottima notizia, devo dire. Anche oggi. Guardi il tempo. Se piove ti vai a corica. Sei meteoropatico. Ma soprattutto ricco. Si può permetterci, no, piove, oggi mi vado a cucca. Voglio avere pure io un'azienda agricola, è bellissimo. No, la tua routine di lavoro, intendevo. Cioè, mi alzo, faccio la pipì, però sai, quelle cose che c'hai l'alito un po' pesante, mi lavo i denti.
Posso immaginare, saltiamo la parte lavorativa. No, saltiamo alla parte lavorativa. Crescono. Beh, mi sembra molto interessante. Vi è venuta pure voglia a voi di fare questa. Sì, a me sì, diciamo la verità. Ok, come ti chiami? Pier Giovanni. Ah, il nonno sempre il colpevole o sono i genitori che ti volevano male? No, ok, sto scherzando, Pier Giovanni. Vabbè, è una routine interessante. Azienda agricola, quindi hai dei clienti affezionati? Sì, ma senza neanche troppa sicurezza. C'è qualcuno che fa un lavoro particolare tra di voi? Dice, il mio lavoro credo sia interessante. Nessuno, tutti impiegati, il catasto. Uno che alza la mano, vai. Uno dice, che lavoro fa? Vai, che lavoro fa? Lavori? Perfetto. Da morire dalle risate. Tutta una serie di battute che non farò. Al cimitero cosa fai? Le pratiche per gli ingressi. Sarebbe strano le pratiche per l'uscita, perché non credo che avvenga questa cosa. Ok. Ma no, è come. Allora. Poi mi dice, perché viene sabato sera? È in prima fila, tu hai bisogno di ridere, ma sono io il primo a dirlo. Quindi quando hai sentito all'inizio tema morte, ho detto, cazzo, pure stasera. Minuto di silenzio, lui, è pure oggi. Che ero venuto a teatro a divertire. Come ti chiami? Maria Luisa. Maria Luisa, le due nonne, combo micidiale. C'è un'altra sfiga nella tua vita, incredibile. Maria Luisa, e com'è, cioè, consiglieresti questa cosa di lavorare? Consiglieresti questo lavoro? Sì, tutto sommato c'è abbastanza silenzio, devo dire. Sul posto. Il problema è i clienti che spero diciamo, ce lo auguriamo tutti, Maria Luisa. Fosse un problema, l'assistenza cliente, scusami, o zombie. No, allora, molto riparte la seconda fila, non regge tutto lo spettacolo. Allora, no, molto interessante. Allora, è un lavoro anche il tuo, no? È un lavoro anche tuo, sì, lo so. Cioè, spero, non è per hobby. Cioè, no, per hobby vado al cimitero. Ok, no, sono quei lavori, diciamo, c'è qualcun altro che fa lavoro moderno, per esempio, più moderno. Il cimitero, credo, che non hanno mandato, mo. Cioè, nel senso, credo sia abbastanza radicato. Che lavoro fai? Ingegnere, ah, di treni. Ah, sai che adesso arrivano in orario. No, scusate. Troppo facile. Allora, ingegnere, cosa hai dovuto studiare per fare? Telecomunicazione. E poi come ti trovate? C'avevi uno zio. Ah, concorso, si dice così. Concorso, e quindi la tua routine? Perfetto, grazie. Beh, sei ingegnere, non hai degli occhiali. Non mi dire che chiavi pure, perché non ti crede nessuno. Non ti crede. Sei sposato addirittura. Non sei un ingegnere vero, si vede che hai fatto telecomunicazione, altro ramo. Non è possibile. Non hai capelli però, se questo rientra tra gli stereotipi. Mira la mogliere come infierisce. No. Calvo comunque. Ho chiesto di vederci perché ti considero un po' un motivatore, quindi prima dello spettacolo, capito, se c'è delle cose da dirmi che non so dirvi. No, mi hai fatto benissimo perché mi sento anche un motivatore, a volte mi motivo pure io. Da solo. Allora, tu hai pensato cosa vuoi fare in questo spettacolino, diciamo? Sì, no, è proprio pronto lo spettacolo. Benissimo. E fa proprio un'altra cosa. Un'altra cosa, dice. Tipo? Vincenzo Caro. Tu devi parlare con la gente. Ah, ok. Allora, devi dire la verità. Interagisco. No, devi parlare con la gente. Fai cosa, okay. Capa tu. No, ho capito. Dove lo fai questo spettacolo? A Napoli, però qua. Bravissima. È bravissima. E certo che è buono. Che tu lo devi fare con i tuoi concittadini, a casa. Oh. A casa. Okay. Sai, il pubblico di dov'è? Che sei importante. Preciso la zona? No, glielo chiedo. Bravissimi, interagisci. Ti vedi, glielo chiedo.
chiedicelo, aiuto. Hai capito tutto? Ho capito, va bene. Bravissimo. Capito, io lo domando. Bravo, tu sei bravissimo, tu sei il migliore. Chi è di Napoli centro? Alzate la mano. Quattro persone, pubblico di provinciali, è il mio pubblico. Ehi, chi della provincia? Gli altri New York, quelli dall'estero, da dove cazzo veni? Come possiamo? Che ci facete qua dietro? Di dove siete? Provincia, alzate la mano. Di nuovo, sono meno di quelle. Napoli dove? Bacoli. Dove voi? Portici. Torre del Greco. Wagyu. Tutti qua. Ma te che una responsabilità, poi vale lo chilometrico che vi devo far ridere. Allora, io diciamo ho questa doppia partenza, nel senso che sono nato a Napoli, mi sento diciamo napoletano in generale, che mia mamma è di Capodichino, che è dove atterrano gli aerei. Mio padre è di Secondigliano, che è dove atterrano i turisti, diciamo. Stereotipi non si fa. Io sono nato a Napoli, cresciuto insomma tra i quartieri insomma di mia mamma, mio padre, San Pietro a Paterno, dietro l'aeroporto, se conoscete, e Giugliano in Campania. Questo è un entusiasmo immotivato. Compaesano. Giugliano, paese molto grande, sono circa 120.000 abitanti, tra cui me e lui per esempio. 120.000 abitanti è uno dei comuni più grandi d'Europa. Non so se sapete, 119.000 sono proprietari di bar o tabaccherie. Questa piccola parte. Giuliano, non ci sono teatri, non ci sono cinema. No, non ci sono, non si porta proprio. Però bar e tabaccherie quando ne vuoi tu. Cioè tu vai sul corso principale, bar, tabaccherie. Cioè, sul corso principale fai caffè, sigaretta. Terzo incrocio, ti si cagazzi sotto. Cioè, questo è. Solo bar e tabaccherie. Ma ci sono delle cose. Giuliano, c'è la tomba di Scipione l'Africano. Tu lo sapevi? Sta a Varcatura in una campagna sperduta, non lo sa nessuno. Cioè non ci sta manca una targhetta fuori. Cioè Scipione l'Africano, personaggio storico che sta nell'inno d'Italia, l'elmo di Scipio, tomba Giuliano, qualsiasi altra parte del mondo ci farebbero soldi, turismo. Giuliano sta sperduto, cioè non so, l'ha ucciso la Camorra probabilmente, hanno sotterrato anche la Scipione che non lo trovano. Cioè, immagina Scipione, mille battaglie, arriva a Giuliano e guarda da guaglionami posto l'elmo, va. Ma ci invece la camminata di campa. E a me piace quando vado fuori, insomma, conoscere anche le tradizioni degli altri posti, vedere se si fanno pure le cose. Cioè, per esempio, vi piace viaggiare a voi? No, dovete dire sì per forza. Come la domanda retorica bene all'inizio, voi per forza non potete far vedere che odiate i posti, la gente e non avete soldi. Vi piace viaggiare? Sì. Perfetto. C'è qualcuno che ha fatto un viaggio di recente? No. Ah, chi è che dice quest'estate ho fatto una bella vacanza, un bel. Tu dal cimitero si guadagna bene, l'azienda agricola, ma capite, voi faticate, ma capite. Tutti gli altri per caso hanno un lavoro, questo, a questo punto è una domanda legittima. Yeah, qualcuno dice sono andato in vacanza, vi devo chiamare io, ve l'ho detto, è una serata interattiva, può succedere. Oh, tu, dove sei andato? Albania e Grecia. Albania e Grecia, in quest'ordine. Ma te stai venendo cercando? C'era un motivo particolare, stavi scappando da qualcuno? Ho generato di fare due azioni con solo voi. Ah, per sparagnare, quindi fa. Vabbè, ci sta. Quale ti è piaciuto di più, visto che sono due? La Grecia, ma senza dubbio. L'Albania, ma solo perché se l'offerta era Ryanair, sennò mica ci passavo. Boh, chissà perché, era una merda. Sei stato chiuso là dentro. Con chi sei andato? Con lui. Wow, grande divertimento, ciao. Tutte e due chiuse nella stanza dell'albergo, bella, eh? No, ma è una bella stanza poi, curata, pure nei dettagli. O televisore, visto come è bello. Vogliamo uscire? No, visto che ci stacca forte. Uscivi uno con la cortina, vai. Albergo, è bello l'albergo. Abbiamo pagato poco, chissà perché. Beh, bella vacanza. Vabbè. A me è piaciuta l'Albania, lui. Ah, è visto che è razzista, a me mi è piaciuto. A te a Grecia invece ti ha fatto schifo, come contraltare. Belle tutte e due. No. Ok, vabbè. A te ti è piaciuto, ma per qualche motivo in particolare o? No, un bel mare. La gente è simpatica. Sei a Baia Domizia, non lo so. Allora, in coppia, qualche coppia che ha fatto viaggi? Ok, voi due, sempre l'azienda agricola, quello con i soldi di prima. Ci sono coppie in sala? Alzate la mano.
locale di scambisti? Se ne sono, alcuni se ne sono accorti adesso. Ah, ecco chi era. Sentivo una presenza, mo mi rendo conto. Rialzate la mano, scusatemi. Ok, voi due qua, voi due qua. Ciao, sì. Come vi chiamate? E? Giosuè. Giosuè ha aspettato che parlasse prima Emanuela, nel dubbio. Vediamo se dice pure il nome mio, se no ti sei permesso, che ha detto solo il suo, dico come mi chiamo. Giosuè, Emanuela, da quanto tempo state insieme? Quasi vent'anni. Ma che è sta reazione spropositata? C'è rimasta male, Giosuè, ti aveva messo gli occhi a... Eh? Tu 19 anni? Ma in che senso? C'è una versione discordante? Scusami, tesoro, ma ancora ci dobbiamo arrivare. 20 anni, diciamo 20, facciamo cifra tonda. Diciamo 20. Ah, ma non si convinta manco tu, cioè. 20 anni, come vi siete conosciuti? In giro per il paese. È passato troppo tempo, effettivamente. Aspetta, però la risposta è in giro per il paese interessante. Cioè, tu giri, cioè, come cazzo sarà successo in qualche modo? Non... Vi hanno presentato amici, capiri che stanno fatta in giro per il paese, raga. Quelle cose, Tinder, hai matchato. A 15 anni giravi. Ma quale paese, se posso sapere? Dove? Ah, quarto sta sto fatto che... Questo è per non dire, i nostri genitori avevano già deciso. Le famiglie si sono messe d'accordo. Vabbè, oh, 20 anni insieme, primo appuntamento, Giuseppe ha facoltà di parlare. Se si ricorda, che lo voglio vedere, capito? Figure in merda, ok. Giuseppe, primo appuntamento. Sì, a circo. Sì, lo voglio fare stasera, vai. Al circo. Vabbè, a 15 anni, effettivamente, da roba purtroppo. All'asilo l'abbiamo accompagnato, dato un passato, dato uno strappo col mio triciclo e da lì si è innamorato. Ah, 15 anni, aiuto. Al circo, vabbè, grande, posso dire, grande fantasia. Grande fantasia. Allora, di solito, Giosuè, quindi tu non sei single da tantissimo tempo. Una cosa, single, alzata la mano. Tristezza, ok, qua, là, ok. Ah, voglio voi due, Albania e Grecia. Chi l'avrebbe mai detto, Siamo scioccati, siamo scioccati. Una cosa non dovete fare mai, mai. Giosuè non l'avrà fatto a 15 anni, perciò sta insieme 20 anni. Seguire i consigli degli amici maschi etero, tipo loro due. Cioè, cosa. Cioè, sempre nella comitiva c'è quell'amico che dà consigli agli altri. Stranamente è quello che resta da solo. Quello dispensa questi consigli. Per lei, molto sessista, generalmente maschilista, fa quelle cose. Questo mio amico recentemente ha dato consigli. Allora, se non avete identificato questo vostro amico nella comitiva, siete voi. Cioè, vi do questa notizia. Mi ha dato questo consiglio, ci ha detto, Regenzo, se esci con una ragazza, lascia stassi con circa. Giosuè che non sa. Così, testualmente. Io ancora non ti conoscevo. Ho detto, ma che... Ma ho capito stasera. Che leggenda del paese, quarto. Io non capivo. Adesso sto unendo tutti i punti. Un veggente. Ho detto, Vincenzo, se esci con una ragazza al primo appuntamento, non le ha portate né o cinema né o sushi né a mangiare la pizza, la devi portare a mangiare il gelato, perché da come lecca il gelato tu capisci se è intollerante al lattosio e se sa fare i bocchini pure. Siamo in chiesa. Allora io devo dirti, Giosuè, con mio grande sorpresa l'ho fatto, ho portato la ragazza a mangiare il gelato. Grande sorpresa, lei leccava a destra, a sinistra, con una veemenza incredibile. Io sono rimasto sorpreso perché aveva preso la coppa del nonno. Stasera si chiama. Quindi te lo consiglio, meglio del cibo. Vabbè, allora ragazzi, voi avete una vostra canzone di coppia. Vintan. Non abbiamo avuto il tempo di pensarla, devo dirti la verità. Stavamo decidendo. Avete una canzone? No, fa rispondere a lei, lascia stare, le vedami. Non rischia. Uè, Tiziano Ferro, chi l'avrebbe mai detto? Non so se proprio nelle coppie. Tiziano, quale? Quale? Imbranato. Cioè, pure con la canzone t'ha da offendere, in qualche modo. Cazzimma, posso dire? Un uomo distrutto. Cioè, pure quando fa le idee, questo è proprio per te. Lui...
tu dovresti dedicarle bella stronza a questo punto per equiparare. Dai, Tiziano Ferro parla proprio di voi, posso dire. Io pure quando l'ho sentito, questi sono proprio Gesù. No, allora, c'è questa cosa delle canzoni d'amore. Per esempio, io non sono proprio capace a dedicare canzoni perché non ho proprio le competenze musicali. Cioè, non conosco i testi. L'unica canzone d'amore di cui conosco il testo a memoria è Roma Bangkok di Giusy Ferreri. Che voi ridete, però comunque è una canzone d'amore. Se uno è disposto ad andare da Milano fino a Hong Kong, passando da Londra, Parigi, fino a Bangkok, comunque è amore, cioè nel senso, quantomeno per l'itinerario di merda che è disposto a fare, tipo Albania-Grecia, per esempio. Va apprezzata questa cosa. Giosuè, lo vogliamo rivelare? Non ho scelto questa coppia a caso, avete visto parecchie coppie hanno alzato la mano, non l'ho scelta a caso. Giosuè voleva farti una sorpresa, stasera voleva chiederti una cosa. Vai Giosuè, vai. No, mo non te ne esci da questa situazione, ti ha già mandato in mezzo. Fatemi un applauso, l'abbiamo ancora. L'amore non è facile da capire, cioè nel senso, non è facile capire se amore, ti piace una ragazza, sei innamorato, la ami, sono tre cose, sembrano la stessa cosa, ma sono diverse. Sembrano la stessa, è un po' come, per fare una metafora, è un po' come quando, non so, scorreggi e tieni il sospetto, dici, ma non è che... Dici, là pure si tratta di capire se dovrai cambiarti le mutande, come in amore. E secondo me nella nostra società c'è un problema che è quello dell'analfabetismo sentimentale, possiamo chiamarlo così, cioè l'incapacità di leggere i sentimenti propri e altrui. C'è questo problema, non so se forse per mancanza di empatia, non lo so qual è il problema, ma c'è. Cioè te ne accorgi da piccole cose, no? Per esempio a me capita così dal nulla che i miei amici mi chiedono, ah Vincenzo senti ma poi con Giovanna? E io, in che senso? E beh, tu le piacevi, io. E perché nessuno mi ha detto niente? Perché mi avete avvisato, Giovanna è buono, perché non mi avete mandato una pecca, una cosa? Là ti vengono tipo i flashback mentali, ricolleghi tutti i momenti che ti eri perso, quella volta che, quello sguardo, quella volta che ti ha messo la lingua in bocca, ma io niente, neanche un sospetto. Perché non è facile cogliere, non è facile leggere, ecco, l'analfabetismo sentimentale è un problema a proposito di lettura, l'analfabetismo in Italia è molto, analfabetismo funzionale si chiama, avete mai sentito parlare? No, vabbè, avete letto, non avete capito. Riprendiamo con l'interazione. Pensa a il mazzo francese. Non lo devi portare, stai tranquillo. Non lo tengo, no. Pensa a una carta. La donna? Non è una carta, è una persona. Cioè, non è un oggetto la donna. Ci tengo a mandare questo... Femminismo emotivo. La donna? Di cuori, bravissimo. Basta. Io non sono un mago, però nel mio spettacolo mi piacerebbe introdurre un gioco di magia e vorrei farlo a un mago professionista che mo sta in bagno. Mo che esce facciamo questo gioco di magia. Forrest. Che fai qua? Ti stavo aspettando che volevo farti questo gioco di magia. Vabbè, non parlo con la gente vestita male, però... Dai, ti volevo fare un gioco, non è che devi parlare, devi scegliere una carta. Una carta. Un gioco originale, quindi. Sì, dai. Una carta qualsiasi. Vabbè, prendo... questa. Questa qua? Che carta è? Falla vedere. No, non lo dico, neanche morto. No, falla vedere. Non lo dico neanche morto. No, ma il gioco è quello. Ah, devo farla vedere? Sì. Donna di cuori, esatto, perfetto. Allora, io chiederò questa cosa a una signora nel pubblico quando farò il mio spettacolo e lei dirà donna di cuori. Cioè, io ho capito, la condizionerò per farle dire la carta che scelgo quando farò il mio spettacolo, poi... Tu mi hai fatto sprecare 37 secondi della mia vita per questa cosa. Ma io come faccio a scoprire se poi la signora dice veramente donna di cuore? Devi venire allo spettacolo. Ah, quindi mi prendi il treno, tu mi paghi il treno? Non lo so perché non è che... Cioè, l'albergo? Due biglietti per lo spettacolo? Ti devo far sapere che sono quasi esauriti. Vabbè. Donna di cuore. Vi giuro, uscirà questa qua. Poi la signora lo dice.
Volevo suggerirvi stasera anche delle soluzioni per problemi, siccome si parla sempre di problem solving, è una cosa che tutti mettono nel curriculum, non so se tutti ce l'hanno, io ce l'ho. Allora, soluzioni di vita, questo è uno spettacolo proprio socialmente utile, soluzioni di vita quotidiana, tutti i giorni, testate, brevettate. Per esempio, vi sarà capitato che magari andate a casa di qualche amico che ha dei figli, qualche parente con dei bambini piccoli, e a un certo punto vi trovate sto bambino in braccio, non sapete neanche voi come è successo, tipo Antonio Tajani in Parlamento, te lo ritrovi là, dice, ma quante legislature, là, appare, tu ti trovi sto bambino in braccio e di solito i bambini cosa fanno? Piangono. E tutti quanti, per far smettere il bambino di piangere, cosa fanno? No. Non funziona, io non so se siamo arrivati al livello di consapevolezza che questa strategia non funziona. Non funziona, bambino non smette di piangere, fa peggio. La mia soluzione. Tu devi entrare in competizione col bambino. Devi piangere pure tu. Lui urla, tu urla di più. L'ho fatto con le mie nipoti, funziona. Cioè fa, e tu, Bambino va in confusione, ti guarda, fa, non erano questi i patti. Funziona. Volevo rendere lo spettacolo più diciamo interattivo, ancora più di così, cioè mi piaceva, perché la stand up comedy, la cosa che mi fa ridere è che si chiama stand up in piedi, ma c'è sempre come requisito uno sgabello sul palco che nessuno mai usa puntualmente. Allora io, per usarlo, per agevolarvi pure a voi, facciamo questa cosa, un accordo tra me e voi, però mi siete seguiti, io non faccio queste cose. Allora, quando io mi siedo voi vi alzate. Yeah, facciamo veramente, pure per la circolazione fa bene, state seduti da un sacco di tempo, fa caldo pure, ok, io mi siedo, voi vi alzate, vai, facciamo, ok? Vai, o tutti qua, vai Jun, facite. Bello, è proprio come me l'ero immaginato sto fatto. Gente in piedi senza motivo, una sala piena. Ok. Quindi se io mi alzo voi vi sedete, giusto? Ok. Quindi se io mi siedo voi vi alzate. Bravissimo, vedi, ha capito. Perfetto, non ve lo faccio più, giuro, non lo faccio più. Però tenete a mente questo fatto, sedetevi, grazie, grazie. Perfetto. No, però tenete a mente, ti puoi sedere, grazie. Tenete a mente questo fatto. Però, bene così. Grazie. Allora, avete riconosciuto? Grazie, fatelo. Era un modo per riconoscere gli anziani. Erano quelli che hanno fatto oppala. Questa legge non scritta, sono quelli che fanno così quando si ha. Essa. Allora, facciamo un sondaggio. Quanti hanno tra i 20 e i 30? Alzate la mano. Ok. 30-40? Risate su questa. 40-50? Quanti stanno più di là che di qua? Mi piace l'onestà, benissimo. Vi vedrete poi in video, forse, chi lo sa. Sulla mia generazione si vedono tante cose, no? Dicevo, uno dei problemi più grandi, no? Si dice che è l'insicurezza. Questo è vero, anche se ovviamente non ne sono sicuro, cioè i miei dubbi. E si parla di un'ansia anche generazionale. Ci sono ansiosi, alzate la mano. Hanno l'ansia di alzare la mano. Ansiosi, rialzate la mano, i colleghi. Okay. Tu là che hai alzato la mano, non ti vedo benissimo. Bravo. Cosa ti crea ansia nella vita? Tutto. Quindi guardatela tutti adesso. Una cosa banale. Ti crea ansia. Lo studio e gli esami. Ah sì, quel fatto. Che cosa studi? Chimica. Ah no, hai un buon motivo. Non ti invidio, mi è venuta l'ansia solo a sentire, immaginare le reazioni. Però pure tu te lo sei scelto. Cosa vuoi fare? Ricercatore. Fai bene ad avere l'ansia. Ricercherai un posto. Che non troverai, ma non ti voglio fare spoiler. Scherzo, ti auguro veramente di andare fuori Italia. L'unica soluzione, non, sono realista, non posso darti soluzioni così. No, ok, come ti chiami, scusami? Miriam. Miriam, allora, l'ansia a me viene, per esempio, a parte per le grandi cose, grandi temi, però mi viene per le piccole cose, diciamo, quotidiane. Per esempio, io non sono capace più di fare le telefonate. Cioè, se devo fare una telefonata, vado proprio, cioè, devo fare le prove a casa. Prima di chiamare, io faccio le prove ad alta voce. Diciamo, pronto, salve, faccio proprio. Quanto è brutto quando chiami e quello dall'altro lato non rispetta il copione che tu avevi scritto. Cioè, che cazzo fai? Improvvisi. Succede la cosa brutta che, per esempio, non so gestire è quando cade la linea. Quando cade la linea, sempre quel momento imbarazzante. Io subito, appena cade, subito che fai? Istintivamente prova a richiamare. No? Fate pure voi, prova a richiamare. Occupato. Dice, vabbè, sta chiamando lui a me. Aspetti. Non succede niente.
minuto e mezzo così. Chissà, mo l'ha chiamato qualcun altro. Sta chiamando lui a me, sta aspettando pure lui. Lo chiami? Occupato. Questa cosa può andare avanti all'infinito. Io ho delle telefonate in sospeso dal 2018. Io non so se sono il padre di quel bambino, non mai so. Sto vedendo crescere, mi somiglia, non lo so. Poi dice, vabbè, manda un messaggio, risolvi così. Su WhatsApp non c'è ansia. Allora, immaginate questo scenario. Tu entri su WhatsApp, gli manda un messaggio a uno, apri la conversazione, lui è online. Che fai, gli mandi il messaggio? Ma si pazzo. È come se lui stesse là a dire, vai, dimmi, manda. Lui sta usando la tua stessa applicazione, capite il dramma? Cioè tu hai la percezione, se lui non ti risponde, perché volontariamente non si sta cagando. Cioè hai la percezione di questa cosa. Quindi io aspetto che lui esca dall'applicazione e gli mando il messaggio. Quando io l'ho mandato, che fai? Rimani là? No, perché sennò sembra che stai là a dire, dimmi. Dai, rispondi, ti ho mandato il messaggio. No, te ne vai e aspetti che lui risponda. Questa cosa è abbastanza comune, però se ci pensate, ha senso solo sui social. Traduciamola nel mondo reale. Mangiamo WhatsApp come una questa sala, tu quello che fai è entrare in una stanza, parlare con una persona, senza che ti risponda te ne vai. Che è il modo in cui mia mamma parla con me a casa. Cioè, allora Vincenzo, per la cena avevo pensato, capito un cazzo, io visualizzo e non rispondo. Sui social io ho sempre promosso un uso non convenzionale, cioè mi è sempre piaciuto, sono noiosi secondo me, siamo tutti in maniera noiosa, i social avevano grandi potenzialità, ma abbiamo fatto diventare quelli noiosi come la vita, cioè standardizzati, facciamo tutti le stesse cose, metti la foto che è più bella di come sei veramente, fai le commenti, metti mi piace, veramente. Facebook c'aveva del potere, Facebook, cioè funzioni mai usate, il poké, che è mosa magna, ma prima stava solo su Facebook, delle cose, capito, tu metti like, commenti, cioè su Facebook, tu per esempio su Facebook, se vai sul profilo di un tuo amico, non ce l'hai, da 6 mesi, mo te l'hai fatto, vedi, fresco fresco, vai, ti sei fatta mo Facebook. Benvenuta nel 2000 nel 2009 cioè... Beh, tra 5-6 anni TikTok, eh? Siamo lì. Vabbè, Facebook, mo che lo stai imparando a usare, eh? Allora, tu che cosa fai su Facebook adesso che ci stai da 6 mesi? Guardi i cazzi degli altri, è l'unico motivo per cui ho fatto così. Ok, ti do un suggerimento. Ok, ci sono dei modi più fantasiosi di usare l'applicazione. Allora, tu vai sul profilo di un amico, puoi mettere like, puoi commentare, no, bruttissimo. La cosa più bella è che tu la sua immagine del profilo la puoi condividere. Non ha senso, lo puoi fare. Come ti chiami? Gina, la cosa più bella, sai qual è? Che a lui gli arriva la notifica. Gina ha condiviso la tua immagine del profilo. 90 su 100 ti scrive, ti contatta, dice Gina, ciao, scusami, sei nuova di qua. C'è stato un errore, forse per sbaglio hai condiviso la mia immagine del profilo. A quel punto tu sai che fai? Lo blocchi. Non devi capire un cazzo. Tra 6 mesi lo aggiungi tu a lui e come immagine del profilo c'hai la sua. Immagina quanto sarebbe bello. Grazie. Sempre sull'utilizzo dei social in maniera fantasiosa, ultimamente mi è successa questa cosa. Cioè praticamente su Instagram, cioè Instagram è una cosa viola che poi scoprirai. Fra qualche anno a Instagram non avevo dubbi, cioè non ce l'ho, modi fatto Facebook, con calma. Google è un fatto che si scrive, poi te lo spiego. Su Instagram è successa questa cosa, mi è arrivato un messaggio in privato di uno che mi scriveva, ciao Vincenzo, tu che sei un comico, mi puoi suggerire una biografia, una cosa da scrivere divertente sulla mia biografia di Instagram? Ho detto, ah, vabbè, mo scrivo una frase a caso, cioè, si chiama Daniele, ho detto, scrivi così, mi chiamo Daniele, quindi cortesemente non mi chiamate Davide. Che non ha senso, lui l'ha messa, ha fatto una storia, mi ha taggato, tag nella storia, te lo spiego, mi ha taggato, e da quel momento mi sono arrivate tutte richieste di persone che mi chiedevano la biografia. Incredibile. Allora, io so di non essere una persona popolare, cioè nel senso, sono in quel livello, in quella terra di mezzo, per cui... Mi succede che la gente mi può riconoscere per strada, però io non sono famosissimo, quindi io non capisco se mi ha riconosciuto perché mi segue come comico o se lo conosco pure io e sto facendo una figura in merda. C'è una situazione terribile, per cui io sto sempre là, quando la gente mi riconosce faccio uè, caro, a casa come va? Andiamo a fare la foto? No, quindi ti conosco. Sempre strano. Quindi sono consapevole di questa cosa, ho fatto anche delle cose, chi mi ha visto a Zelig? Usate la mano?
Ok? Vabbè, avete visto quella di Mo, però, cioè 2020. Io ho fatto il 2016 e non ho visto nessuno. Neanche mia mamma. Tu? Ok. Mia mamma no, stava su Rai Play a vedere una cosa. Made in Sud, chi ha visto Made in Sud? Non l'ho mai fatto, non so che cosa hai guardato. Non so come sia possibile questa cosa. Ah, televisione tarocca, comprata in Albania, no? insomma, ho fatto le cose in televisione, però diciamo, cioè, a me è stata questa fortuna incredibile per cui tipo appunto Zelig 2016 l'hanno chiuso poi subito dopo che sono arrivato io. Fatto anche Colorado, faccio questo coming out, sì, ho fatto due puntate registrate, c'era Belen, questa è la mia giustificazione, mai andata in onda per via del Covid, cioè, ho fatto Colorado, hanno chiuso, spero che l'anno prossimo mi chiamino al Grande Fratello, così lo ammamezzo pure. Stato fatto. Quindi vabbè, sono consapevole di questa cosa, però questo fatto di Instagram è stato un successo, io mi sono trovato alla gente che mi chiedeva la biografia, quindi stasera volevo fare una prova, volevo farla dal vivo. Ok, c'è qualcuno che si vuole far scrivere la biografia? Tu? Ok, ma dalla, già ti ho coinvolto a te, vai, un altro, alzate la mano. Wow, mi ci è rimasto male. Come ti chiami? Io. Maria Giovanna. Maria Giovanna, qual è la tua attuale biografia su Instagram? In che senso? Partiamo benissimo. Che tiene scritto, mo? Che... Il nome che sto registrato, no, Maria Giovanna, no. La biografia, la descrizione... Non lo so. Prova... Ma ti è parente? Ma già, fa una cosa, scrivi... Quando ti capita, scrivi... Scusate, virgola, non sono di qua. Io proverei... Grazie, fatele una pausa. Siccome non so come chiudere questo momento... Vai, fatele un applauso, vai, andiamo in chiusura. Sto fatto di farvi alzare e sedere, è bello perché uno può pensare, ma che è, stiamo in chiesa? Sì, è iniziata la messa. Oh, chiesa, domanda, non abbiamo parlato di religione, così, domanda a tema religioso, terza fila, signore... No. Sì, sì. Se non si offende, vado dietro, vai. Quarta fila, tu, ragazza, col braccio vicino. Sì, tu che ti sei girata. Sono strabico, ragazzi, ho un problema. Tu, che adesso ti sei... Albero o presepe? Chi vuole rispondere? Ah, facciamo questo fare, visto che non si è capito. Presepe, signora, siamo a Napoli, la tradizione. L'albero chi lo fa? Il presepe chi lo fa? Quattro persone. Signor, noi e San Gregorio Armeno. L'albero mi confermate che si fa solo davanti, giusto? No. Oh, chi ha detto si può convincere gli altri e mia mamma che si fa così. Cioè, mia mamma c'ha sta cosa, lo fa dietro, mio padre si mette sotto e gira l'albero, tipo kebab, mette le luci. Voi avete quello a metà, come funziona? Che storia è? Ma che è? L'avete tagliato? Ah, metà parete, cioè non esiste proprio l'altra metà. Ma che invenzione? Ma è bellissimo, a rosa cut su cosa? Amazon, come dire, albero a metà. Vabbè, buona sapere questo fatto, per Natale sapete cosa regalare. Il presepe lo fate? Sì, a metà, cioè praticamente c'è Gesù, solo... Il presepe lo fate? Ah sì, ok, ci tenete. Allora, a casa mia si fa il presepe, cioè mia mamma ci tiene perché insomma sono quelle accortezze, per esempio, sono quelle attenzioni proprio da cattolico vero che mia mamma fa. Per esempio, mia mamma prima di mettere tutti i pastori, il presepe toglie tutti i crocifissi da dentro casa. Dice, se no il bambinello si impressiona. Comunque tecnicamente è spoiler se ci pensate. E una cosa che è successa sul presepe che mi ricordo è una volta quando ero piccolo misi i miei giocattoli di Dragon Ball dentro il presepe. No, e c'ho mia nonna che è la mamma di mia, quindi una mamma di secondo livello, mio livello di religione. Ci teneva ancora di più. Io mi si pupazzi di Dragon Ball e per non farmi richiamare da mia nonna
io le dissi che quelli erano dei personaggi della Bibbia. Quindi mia nonna, la cosa che mi fa ridere è che se n'è andata convinta che Goku i Super Saiyan è San Michele. E io ho questa immagine di mia nonna che una volta accesa la televisione e c'era Dragon Ball e lei... E mentre mio nonno, prima di aver parlato di mio nonno Vincenzo, da cui prendo il nome, mio nonno Giuseppe, quindi materno, c'è invece questa cosa che anche lui era religioso, marito di mia nonna, chiaramente funziona così, do questa notizia, e lui c'è questo aneddoto che mi hanno raccontato, non so storicamente se è attendibile. Allora, intanto mio nonno, questo sembra una battuta, è andato al funerale di Totò, ma questo come tanti napoletani, cioè è vero. Però c'è questo fatto, io non so se è storicamente vero, quindi può essere pure sto raccontando, mi hanno sempre detto una stronzata, però dice che una volta Padre Pio è venuto a Napoli e mio nonno si era messo in fila per farsi confessare. E la cosa che mi fa ridere è che lui racconta questo aneddoto, ma poi non l'ha fatto. Cioè a un certo punto lui mancavano tipo 3 ore in fila, mio nonno accanito fumato 137 sigarette al giorno, doveva stare in fila, non poteva fumare, mancavano tipo 6 persone, si era rotto cazzo e se ne aiuta. Cioè, quindi lui è stato a un passo da avere un vero aneddoto da raccontare a qualcuno. Mi ha confessato Padre Pio, non l'ha fatto, se ne è chiuso. Cioè, io, la cosa più bella per me, adesso mio nonno non c'è più, credo abbiano contribuito le sigarette, non lo so, ma io me lo immagino quando è andato in paradiso e si dice Padre Pio è così. E mio nonno, si può fumare, scusa. Uè, ma io sto qua. Io sto qua, questo... Scusami, Valerio, questo è Valerio Lundini. È un altro comico proprio. No, ma scusa, infatti ciao, sentivo la... Ciao Vincia, come stai? Bene, stiamo girando una cosa per lo spettacolo. Ma sono mio... entrato nella... Mo stai nel mio qua. Spettacolo. Vado dove stavi te, dove sì. Stavi andando te. Scusa, ciao. Per la scenografia dello spettacolo stavo pensando... Che mi consigli? Che metto? Niente. Niente. Nada. Microfono. È fatto. Ah, ok. Tipo, stavo pensando di mettere un leggio. Ma leggi? No. Allora? Sullo sgabello dell'acqua. Bevi? No, non penso. Per sicurezza. Però lo sgabello lo uso in qualche modo, io non mi siedo nemmeno, quindi faccio fare qualcosa al pubblico, interagisco. Tipo i quattro moschettieri? Vabbè, interazione... Un asta, un microfono, basta. Così è stand-up? Così è stand-up. A meno che non fai un'altra cosa. Ok, ci penso. Senti, un ultimo consiglio? Non avere paura. La paura in sé come sentimento dovrebbe essere normalizzato. Quindi faccio una delle ultime domande dello spettacolo, forse la più importante dello spettacolo, e scelgo di farla a... Giuseppe, già l'ho chiamato. Tu. Sì, diciamo te. So. Qual è la tua più grande paura? La mia più grande paura è non riuscire a fare quello che vorrei fare. Non riuscire a fare quello tipo? Un obiettivo. Non riuscirci. Ok, ti do una notizia, non sei riuscito a rispondere a questa. No, ok, non è una, è una paura legittima. Non riuscire. Dimmi un tuo obiettivo, se ce lo vuoi condividere. Il mio obiettivo è, per esempio, riuscire a dare ai miei figli quello di è un bellissimo obiettivo. Già il solo volerlo credo che sia tanto. Vabbè, uno che posso dire una cosa divertente, però è no che mi viene da piangere. Oddio, adottami, che cosa è vero, non bullizzare, però ma paria pure a un certo punto. Qual è il tuo obiettivo? Camicia bianca dietro, non ti voglio coinvolgere. Azienda agraria, vai. Qual è il tuo obiettivo? Cioè non il tuo obiettivo, la tua più grande paura. Sì, è a te. Successo. Ah? Un obiettivo? Ah, la... Sono confuso che domande e che risposte. C'è un inception di cose, ma stranissimo. L'obiettivo è avere la broncopolmonite. Vabbè, una malattia, una paura. Su questo si può giocare, eh. Su questo... Si può ridere, sì. No, allora, no, la paura secondo me andrebbe normalizzata, ma soprattutto si dice che tutte le paure, tutte quante... derivano dall'unica paura, quella più grande di tutti, che è la paura della morte. Vedete che ritorna il tempo, l'avevo promesso, ci tenevo. Allora, io sulla morte, la cosa che mi affascina è il concetto di ultime parole.
No, le ultime parole prima di morire. È una cosa che mi affascina tantissimo. Ci sono, la storia è piena di esempi di ultime parole famose prima di morire. No, da Giulio Cesare, tu cuoco e brute filimi, no? Si fa brutto sino a latrino, però gliel'ha detto in latino. Oppure, so, Salvatore Dalì che prima di morire disse io non credo nella morte, no? E poi è morto, quindi... Salvatore. La mia preferita è Buster Keaton, comico del Cinemuto, che le sue ultime parole sono le più belle di tutte. Secondo me sono state Giovanna d'Arco no, che detta così non fa ridere, però se la contestualizzate, praticamente che era successo, lui stava sul letto di morte, i parenti non capivano se fosse morto oppure no, e uno ha detto tocca gli piedi, i morti hanno i piedi freddi, e lui Giovanna d'Arco no. Bellissimo, bellissimo. Poi c'è mio zio Franco, le ultime parole prima di morire, di mio zio Franco. Vincenzo, sicuro ha staccato il contatore? Questa è una storia nostra. E poi, per chiudere il cerchio, Totò. Ultime parole, la leggenda narra, l'hanno riportato i giornali. Mi sento male, portatemi a Napoli. Le ultime parole di Totò. Dichiarazione d'amore bellissima per la città di Napoli. Però, quanto sarebbe stato più divertente se avessi detto un'altra città. No, mi sento male, portatemi a Istanbul. E morevo. Tutto quanto... Ma perché? Quindi io ci ho pensato, io vorrei dire qualcosa, no, di divertente alla fine. Cioè, ma mo succede la guerra nucleare, quindi probabilmente saranno le mie ultime parole, quelle di tutti. Però l'ultima domanda dello spettacolo, la più emblematica di tutte, la voglio fare alla prima persona. Giuseppe, quali vorresti che fossero le tue ultime parole? Ci vuoi pensare? Voglio fare un minuto di silenzio per Alberto Sordi. Vi ho voluti bene tutti. Detto a chi? A tutti. Giuseppe, sei banale come il tuo nome. No, allora, a me piacerebbe dire una cosa divertente. Tu ti ricordi il fatto del segnale di prima, sì? Spoiler. No, mi piacerebbe dire una cosa che lascia tutti col fiato sospeso. Quelle cose tipo, ho lasciato tutti i soldi... a casa. Grazie. Grazie, c'è un modo bellissimo per avere una standing ovation, che è questo qua.